dal 26 giugno al 2 luglio del 2023. Ovviamente tutti gli appuntamenti, tutte le mattine, cominciamo dalle 10:15 alle 10:30 nella trasmissione Mattina con noi, condotto da Simone Ingioia e Anna Maria Fittibaldi, dove faccio l'oroscopo quotidiano. Poi il pomeriggio con noi, dalle 16:45 alle 17, trasmissione condotta da Francesca Chiardi e Anna Maria, no, Francesca Romana Macri, e dove faccio pillole di gossip e oroscopo quotidiano ridotto. Il lunedì alle 18:05 su Baghira, condotto da Luca Bussoletti, oroscopo settimanale alle 18:05. Ovviamente ancora questa settimana pettegolezzi e social, condotto da Manuela Poidomani dalle 16:45 alle 17, finestra aperta su Temptation Island. Quindi, detto questo, e poi ci sono vari appuntamenti, oroscopo ridotto sul profilo Instagram di Cusano Italia TV, quello settimanale, dove potete guardare la settimana in pillole dell'oroscopo, e poi ovviamente oroscopando ridotto sempre sul profilo di Paola Aspri, dove potete, di Cusano Italia, sì, il profilo Paola Aspri di Instagram. Detto questo, poi tag 24 di Unicusano, l'oroscopo settimanale, tutte le settimane, l'oroscopo della settimana di Paola Aspri, andatelo a guardare, ovviamente con delle variazioni sul tema, e quello mensile, l'oroscopo del sesso, sempre con cura di Paola Aspri. Detto questo, cominciamo 26 giugno, 2 luglio. Cominciamo col segno dell'Ariete, segno di fuoco, energie inesauribili che travolgeranno tutto e tutti e vi porteranno a superare qualsiasi situazione. Vi si pari davanti. Le sfide vi piacciono, le supererete brillantemente, anche grazie ad un pizzico di fortuna che questa Venere e Marte in Leone vi regalano, perché compagni di vita. Sesto energico e senza pregiudizi, attenti alle scappatelle. 5S con la parola d'ordine energici. Andiamo al Toro, segno di terra. Non avete delle sfide memorabili in questa settimana, anzi ci sarà qualche discussione con il partner che sarà superata con prudenza da parte vostra. Dovete imparare ad essere felici delle piccole cose del quotidiano e non chiedere sempre tanto a voi stessi e agli altri. Abituarsi al momento è difficile, ma inevitabile. La perfezione non è di questo mondo. 3S, parola d'ordine accettabile. Gemelli, segno d'aria, siete al massimo delle vostre forze, l'estate è la panacea a tutti i vostri mali. Vi lascerete andare alla grande, riva al mare o dove volete voi. Storie d'amore inebrianti e amici che diventano qualcosa di più. Migliorerete anche sul lavoro, ma non dovete esagerare con gli impegni, altrimenti fate tilt. Siete sessualmente vivaci, ma non disdegnate il sesso telefonico. 5S, parola d'ordine vivaci. Cancro al segno d'acqua, questa è una settimana che ti prepara il grande salto, dovrai saper aspettare. Non sono giorni in cui potrai portare a casa risultati eclatanti, ma evita di deprimerti se ancora non hai risposte per un tuo progetto. Vedrai che sarai ricompensato alla grande, tra non molto. Sarai birichino in amore, sguardi dovunque, ovunque. 4S, parola d'ordine, attendi. Leone, segno di fuoco, i miglioramenti ti rendono più euforico e in questa settimana avrai prova di essere uno dei migliori della tua professione. Potrà esserci qualche battibecco in amore, ma è solo perché tu spesso e volentieri ti assenti con il corpo e i pensieri, mettendo in allarme il partner. Metti da parte l'orgoglio e rassicura chi ti ama. 4S, parola d'ordine, miglioramenti. Vergine, segno di terra, non è facile raggiungere quello che si vuole, ma tu sei capoccione e farai del tutto per non abbandonare la presa. Infatti bisogna insistere, mostrando le proprie capacità, e vedrai che anche se con fatica otterrai quello a cui aspiri. L'amore è un po' latitante, siete troppo presi dai vostri obiettivi per accorgersi che l'altro o l'altra soffre per voi. 3S, parola d'ordine, difficile ma non importante. Possibile. Bilancia, segno d'aria, questa è una settimana in cui sarai generoso e questo ti porterà la benevolenza di tutti. Sarai fiducioso sulle tue capacità e non ti tirerai indietro su niente. Devi capire però che per ogni obiettivo bisogna combattere e non lasciare niente intentato. Evita di sognare troppo e tieni i piedi per terra anche in amore. 4S con la parola d'ordine, tieni i piedi per terra. Scorpione, segno d'acqua, finalmente niente nuvole nel tuo cielo, che questa settimana
settimana sarà pieno di sole, le soddisfazioni saranno tante, riallaccerai anche vecchi contatti che ti tornano utili per la professione. Non sarà facile mettere in contatto le vecchie conoscenze con le nuove, ma tu sarai abile nelle trattative e astuto nel presentare le persone. 4S con la parola d'ordine soddisfazioni. Sagittario, segno di fuoco, sarete fascinosi in questa settimana e questo porterà acqua al vostro mulino, rendendovi appetibili per chi fosse ancora singolo e pronto per un nuovo amore. Chi invece è in coppia e si trova alla grande potrà incontrare una persona che può essere utile per la sua fortuna lavorativa o semplicemente per migliorarsi nella vita. L'accrescimento personale è sempre utile. 5S con la parola d'ordine fascinosi. Capricorno, figlio di terra, siete sempre pronti a infondere serenità e insegnamenti di vita al prossimo e questa è una settimana in cui sarete educatori della vita altrui e ne trarrete beneficio anche voi. L'estate inoltre vi porta serenità e sarete meno pessimisti del solito, vi aprirete al nuovo e programmerete buone cose per il futuro anche con il partner. 5S, parola d'ordine, sereni e ottimisti. Acquario, segno d'aria, avete bisogno di sfide continue per la vostra crescita personale, questa è la settimana giusta per confrontarsi con gli altri sia nel lavoro che in amore. Sarete più sicuri di voi e consapevoli che potete farcela, anche se con impegno e facendo leva sull'aiuto di qualcuno che crede in voi. 4S con la parola d'ordine consapevolezza. Pesci, segno d'acqua, siete ottimisti in questa settimana e questo vi aiuterà a superare tutto quello che vi sbarra la strada. Gli obiettivi non sono impossibili se voi vi arrendete, non vi arrendete mai. Dovete solo ogni tanto chiedere aiuto a chi vi ama o ha stima in voi. Non potete sempre tenervi tutto dentro. 4S con la parola d'ordine ottimisti. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 26 giugno al 2 luglio. Ovviamente potete trovarlo con il video su www.spettacolandotv.it e poi per tutte le informazioni mi trovate ovunque e dovunque, sia su Cusano Italia TV, canale 264, scaricate l'app di Cusano Italia TV e portatela sempre con voi, oppure su TAG24, ovviamente con l'oroscopo settimanale che è abbastanza seguito, sarei dire. Abbiamo fatto bingo. Detto questo, poi ci sono tutte le informazioni sugli oroscopi ridotti sia sul profilo Instagram di Cusano Italia TV che su quello di Paola Aspri per Oroscopando. Detto questo, vi saluto, vi auguro una buona settimana e se state a Roma, un buon San Pietro e Paolo. Ciao!